Gaetano Monachello non sta benissimo in questi ultimi giorni, allenamenti differenziati. Per te stai stringendo i denti per essere disponibile in vista della gara di venerdì in casa dello Spezia? Sì, diciamo che la settimana scorsa abbiamo caricato, poi ho fatto un movimento brusco l'ultimo giorno della settimana, venerdì, prima dell'amichevole, mi si è allungato un po' l'adduttore, però sto stringendo i denti. C'è un piccolo dolorino, però sto stringendo i denti perché voglio aiutare la squadra, voglio essere con loro, al di là che giochi o meno voglio essere con la squadra. Parole importanti da parte tua, non stai trovando grandissimo spazio nell'ultimo periodo, anche perché c'è un Mancuso che continua a segnare tanto, ma lo avevi detto anche dopo la gara di Brescia, vogliamo contribuire tutti al bene della squadra, conta fare e portare a casa i risultati in questo momento. Assolutamente, se vuoi vincere devi avere secondo me una squadra forte, una squadra che dove tanti giocatori sono forti, noi fortunatamente in attacco come centrocampo abbiamo tanti giocatori, c'è anche Andrea, Cocco, sennò per me è una squadra forte, quindi sono contento per chiunque segni, perché vuol dire che se tutti segniamo, tutti diamo contributo, vuol dire che la classifica è sempre migliore. Gaetano Monachello vorrebbe però giocare di più, chiede più spazio al mister come tutti i giocatori, tu stai lavorando in queste settimane al di là di qualche problema fisico per riguadagnare il posto da titolare. Sì, lavoriamo tutti, vogliamo giocare, cioè il calcio, la vita è così, però se il mister prova a fare delle scelte positive o negative noi le dobbiamo accettare, perché siamo una squadra, se vogliamo essere una squadra dobbiamo essere squadra in tutti i sensi, non solo quando magari gioca il singolo, naturalmente tutti vogliamo giocare, però prima di tutto c'è la squadra, perché poi piano piano il campionato è lungo, serve l'aiuto di tutti, come è stato dimostrato a Brescia, abbiamo fatto fatica, sono entrato io, a Cremona è entrato Leo, ha fatto gol, l'altra partita ha fatto un altro Graviglione col Foggia, ha fatto gol, quindi la più importante è giocare per la squadra. Dopo la sosta, fra poche ore tornerete in campo in casa dello Spezia, formazione notoriamente ostica soprattutto dinanzi al pubblico amico, partita difficile come tutte, Pescara in campo per difendere il primo posto. Assolutamente, adesso ci guarderanno con un altro occhio, ma noi rimaniamo sempre la squadra umile, testa bassa, noi non pensiamo alla classifica perché il campionato ancora è iniziato da poco, quindi può essere anche, non è una classifica ancora veritiera, però noi stiamo lottando, siamo orgogliosi, la squadra c'è, la partita sarà sicuramente difficilissima, però proveremo a farci rispettare perché noi con l'umiltà che ci contraddistingue cercheremo di andare avanti. Gaetano Monachello, qual è il segreto di questo Pescara in queste prime 7 giornate, questi risultati che sono andati anche al di là delle più rose aspettative? Il segreto è il lavoro del mister, il sudore della squadra che tutti dai più piccoli ai più grandi, tutti corrono e ci aiutiamo.